Tu hai rovinato tutto! Yeah.
Maledetta sarai tu! Finalmente posso andarmene. Rose. Ascoltateci, le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tenebre eterne, perché ci affidiate alle mani del fato. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, noi attendiamo l'estrema luce. Nella vita e nella morte, gloria, madre Miranda. Ehi, ti ricordi di me? Sono quasi morto in quel castello. Spiegami cosa sta succedendo qui. Come può un uomo essere quasi morto? Solo un saggio può rispondere. Sai cosa intendo? E non ho ancora trovato Rose. Dove l'ha portata, madre Miranda? È troppo tardi! O magari quasi troppo tardi. Verrà offerta in sacrificio una vita per una vita. Ma che razza di stronzate medievali! È solo una bambina! Gli emblemi dei quattro casati apriranno il sentiero che cerchi. La pianti di parlare per enigmi? Voglio solo trovare mia figlia. È un enigma solo se non conosci la risposta. Un momento. Mi ricorda qualcosa. Ehi! Ehi, ferma! Che cosa?
Bene arrivato. Immaginavo che saresti venuto qui. È stato inutile. Ne sei sicuro? Hai di certo trovato qualcosa di prezioso. Non so se ha valore, ma... Beh, quello che hai tra le mani è proprio tua figlia. Cosa intendi? Prova a guardare un po' meglio. Dentro quel flacone è contenuta la sua testa. No. Rose... Non azzardarti a dirlo! Non è possibile! Non può essere vero! Lo spirito di tua figlia è del tutto intatto. Possiede dei poteri straordinari. Chi potrebbe mai farlo? Puoi ancora salvarla. Salvarla? Da questo? Sei fuori di testa! A ovest del villaggio c'è un'abitazione dal comignolo rosso. Vai a trovare l'uomo che vive lì. Poi potremo proseguire questa conversazione. Basta perdere altro tempo e dimmi subito tutto! Non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me. Ma hai delle alternative migliori?